Bene ragazzi, allora vi presento Federica. Federica è un'artista bravissima. Già qualcuno di voi è andato a curiosare sul suo sito, sul suo profilo, vedete che fa delle opere bellissime. E le ho chiesto di partecipare a questa diretta perché conosco Federica da più di un anno, un annetto mi sa, Sì, perché era sì, 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 sì. E lei è proprio un esempio da seguire perché comunque con tanto impegno, tenacia, voglia di imparare, voglia di comunque conoscere, di sperimentare, di lanciarsi in un mercato nuovo come quello online, ha raggiunto comunque degli ottimi risultati che questa sera condividerà con noi. E, è un, diciamo, sarà un esempio per molti di voi perché vi potrete rivedere parecchio nella sua situazione. E adesso però basta, chiudiamo l'introduzione. Abbiamo solo un'ora perché poi dopo Instagram ci chiude i battenti e in quest'ora faremo questa intervista. Ho creato una lista di 10 domande facendo un po' un copia e incolla di quello che mi avete chiesto voi nei giorni scorsi nelle stories. Allora, bene Federica, iniziamo subito con la prima domanda. Raccontaci brevemente chi sei e il tuo percorso artistico. Allora, il mio percorso artistico è iniziato non proprio casualmente, perché era un qualcosa che volevo fare da tempo, ma io, come forse avete già letto da qualche parte, non sono un artista così di formazione, ma sono un medico. E avrei voluto fare sì la scuola di belle arti, ma non, per vari motivi non ho potuto, e soltanto ultimamente sono riuscita a conciliare le due cose, quindi mi sono affiancata un amico di amici che ha un atelier dove ho preso casa qualche anno fa, e seguendo lui poi mi sono appassionata e via via ho iniziato questa cosa che è ancora nuova per me, perché saranno 4 anni che ho iniziato, per cui cioè, è la mia esperienza, non prendetela ad esempio, No, perché devono è prenderla ad veramente esempio. molto molto all'inizio e quindi così sto ancora imparando. No, devono prenderla ad esempio proprio perché, per questo motivo, perché comunque, allora, moltissimi artisti della community hanno un altro lavoro come te, quindi non hanno la possibilità di dedicarsi all'arte e alla promozione delle loro opere 24 ore su 24, ma si devono dividere comunque tra un altro lavoro, ma a volte la famiglia. Quindi. E poi qualcuno come te ha iniziato tardi, tra virgolette, secondo i canoni Tardi, classici. molto tardi, Okay. sì. E quindi molti sono un po' scoraggiati da queste cose perché dicono: vabbè, non ho tempo, comunque ho iniziato troppo tardi, non c'è speranza per me. E invece non è così perché si possono ottenere dei risultati anche in questa condizione che può sembrare così fuori dal percorso normale. Ecco, e da quanto tempo ti sei avvicinata al mondo del mercato online? Come ti sei avvicinata? Allora, un po' spinta dal fatto che a me inizialmente è sempre piaciuto fare tele grandi, e, anche perché problemi di vista e quindi preferisco in particolare ingigantirlo. E quindi a un certo punto ho avuto problemi di spazio. Banalmente, non avevo molto spazio nel mio piccolo, piccolissimo, microscopico studio e ho deciso anche così, un po' incoraggiata da questo mio maestro a vendere. Però, è un qualcosa che ho sperimentato man mano in modo molto goffo, guardando in internet e seguendo anche, devo dire, pittori che a me piacevano. Su altre piattaforme, quindi guardando i loro siti, vedendo quello che loro promuovevano, come lo promuovevano, in quale piattaforme potevo trovarli, eccetera. E quindi ho fatto un po'
così un percorso seguendo quello di qualcun altro. E allora ho visto che c'erano non tantissime piattaforme online, c'era questa Art Major che però è soprattutto un sito di relazione tra artisti, non tanto di vendita, e poi c'erano quelle prettamente di vendita, quali SingulArt e ArtFinder, che sono quelle su cui io mi trovo meglio. C'è anche SaciArt, ma devo dire lì non so bene come funzioni la visibilità e quindi l'ho un po' accantonata. Invece queste due, devo dire, mi hanno subito favorito, perché tu dici quando, in realtà appena iscritta, poche settimane dopo ho iniziato a vendere, per cui non ho aspettato mesi. C'è da dire che c'è da aspettare un pochino per essere introdotti, perché tu fai domanda e poi loro ti contattano via mail o addirittura SingulArt per via telefonica. Ah, ottimo, ottimo. E quindi ArtFinder ti permette anche di accelerare un po' i tempi pagando un'inezia, 20 euro tipo, e quindi in quel modo acceleri un po' la trafila, però alla fine decidono loro se aspettarti o meno. Esatto, soprattutto nei periodi in cui hanno molta richiesta, perché anche lì va un po' certo. A periodo. Magari adesso sarà. Allora ti interrompo un attimo. Beh, no, per adesso chiarimento. Scusa, volevo scusa. Solo dirti che adesso entrambe Sì? mandano questo avviso, per cui c'è molta richiesta, Sì. nel senso che hanno aumentato del 30% le vendite, paradossalmente nel periodo Covid. Esatto. Si vede che tanta gente si affida all'online adesso per comprare, o comunque già lo faceva e ha aumentato la cosa, per cui Sì. sicuramente non ci sarà l'attesa magari che c'era gli anni scorsi o i mesi Avranno scorsi. più persona. Ti interrompo un secondo solo per chiarire un paio di cose per chi ci segue che magari non, alcuni concetti non li conosce. Allora, Federica ha citato tre piattaforme: SingulArt, ArtFinder e SaciArt. Allora, SaciArt, chi mi segue già lo sa, è una piattaforma che non lavora da sé, tra virgolette. Nel senso, se aprite un account su SaciArt, comunque avete bisogno di fare un lavoro anche esterno di branding, di comunicazione che porti poi i clienti all'interno della piattaforma e all'acquisto. Mentre le altre due piattaforme, come ArtFinder e SingulArt, diciamo che hanno loro un sistema di marketing, di promozione dell'artista, per cui si riesce a vendere anche se magari non si fa un lavoro di comunicazione con Instagram, mail, sito, eccetera, eccetera. Poi per quanto riguarda l'aumento delle vendite online di questo periodo, è un discorso che con qualche artista ho affrontato, e forse l'avevo parlato anche nelle storie, che molte persone avevano paura che, vista questa crisi, non ci sarebbero stati problemi a livello di mercato. Allora, così avevo previsto io, tra virgolette, che così non sarebbe stato, per due motivi. Uno, perché solitamente, anche se non fa testo il passato, però a livello di probabilità, è capitato in passato che quando ci sono dei periodi di crisi, gli acquisti di opere d'arte aumentano, perché a volte viene visto come un bene rifugio. E ovviamente poi moltissime persone che non hanno più la possibilità di comprare offline adesso comprano online. Quindi il numero di compravendite è decisamente aumentato. Ok, piccola parentesi solo per chiarire, eccetera. Allora, quindi andiamo alla terza domanda, hai già risposto, però andiamo un po' ad approfondire. Allora, ah no, un'altra cosa volevo dire. Queste due piattaforme, SingulArt e ArtFinder, prevedono una richiesta di accesso, nel senso voi mandate la vostra domanda, loro la valutano e se ritengono che di poter rappresentare le vostre opere, di poter presentare le vostre opere, vi diranno di sì, ma possono anche dirvi di no. Ecco, tenete in conto questo, un po' come con Katawiki, è una cosa un po' simile. Allora, torniamo a te. Allora, la terza domanda è in parte risposta, ma cerchiamo di approfondire. Quali piattaforme utilizzi e come ti stai trovando? Allora,
utilizzo queste due e mi sto trovando molto bene Che sono perché Affiner e SingulArt, giusto? esatto, Sì. queste due. Artfinder è una piattaforma, sono un po' diverse in effetti. Artfinder è una piattaforma che lavora molto col mercato anglosassone, quindi soprattutto Inghilterra e Nord America. Almeno per quello che mi riguarda, poi magari altri artisti hanno altra diffusione, però io ho visto che sono essenzialmente rivolti a questo tipo di mercato e ti dà una bella visibilità all'inizio, nel senso che io mi sono iscritta l'anno scorso ad aprile. E fino a settembre sono stata un pochino messa in evidenza, infatti ho venduto tantissimo, cioè tantissimo, ho venduto 18 quadri, quasi tutti in quel periodo. Dopodiché a settembre ho visto che è calato un po' la visibilità, tanto, ma questo perché, e questo col senno di poi ho capito, perché è una piattaforma che ti sprona a promuoverti e quindi ti permette di, attraverso un pacchetto che devi comprare, di avere o un home page, essere presente nell'home page per una settimana. O di essere l'artista del giorno di quel giorno e quindi la diffusione di te come artista e delle tue opere per quella giornata. I costi variano, nel senso che anche lì, se fai questo abbonamento, allora intanto puoi iscriverti gratuitamente. Poi c'è la possibilità di fare un abbonamento un pochino più professionale che è di 5 euro al mese, che ti dà tutta una serie di possibilità, quindi di inserire un numero infinito di opere nella tua pagina, eccetera. E quello ancora più avanzato, che è di 12 euro al mese, che ti dà degli altri optional che possono interessare o meno, e cioè ad esempio tutta la statistica, vedere chi ti visiona, vedere chi metti like, insomma, una cosa un pochino più alla Instagram, vedere com'è l'andamento della tua pagina. E con questi due ultimi abbonamenti tu puoi promuoverti con un pochino di sconto. Quindi anziché pagare, mettiamo 100 euro, ne paghi 80 per questo tipo di Per promozione arrivare tipo per lì, per essere l'Artfinder. visibile nella home page, per esempio, quindi per essere Sì. messa in evidenza. Esatto, ti dà questo tipo di possibilità. Quanto tiene Artfinder di commissioni? Il 33%? 35%? Trentacinque, mi sembra. 33, 35, non mi Vabbè, più o ricordo. meno siamo su quella cifra lì, forse 35, Esatto. sì. Ecco. Però ecco, dopo un tot di mesi ho visto che non ero più così messa in primo piano. Però è vero che chi ti segue, perché anche lì esistono i like, esistono i follower, eccetera, automaticamente ogni volta che inserisci una tua opera, viene distribuita a loro. Quindi Certo. il punto è che non sempre sono users, sono a volte artisti della stessa Certo. piattaforma, per cui magari non sono così interessati Ti all'acquisto. seguono per vedere i lavori che fai. Sì, ci sono sia gli artisti che gli users della piattaforma, Gli che sono invece acquirenti. quelli che acquistano. Esatto. Poi è bello perché è tutto molto molto semplice e molto preciso anche nell'impostazione poi della vendita, il contatto con il cliente, eccetera. Non, niente è lasciato al caso, né come vengono inviate le opere. Né come è impostato poi il feedback con il cliente, se ci sono stati dei ritardi, insomma, cercano di aiutarti in tutti i Sì. modi. Fanno Non... proprio, cioè, un bel servizio di Sì, assistenza sia per sì. l'artista, sia per il collezionista, sia per chi compra. Sì. Quindi c'è anche una Assolutamente. tutela a livello di Sì. pagamenti, spedizioni. Esatto, impersonale perché poi alla fine il rapporto, cioè sono dei mediatori sicuramente perché gli acquisti sono sicuri, però è molto impersonale perché non hai un
uno di loro che ti segue e segue il cliente ad persona, cioè c'è il sistema che funziona e funziona bene. E niente, quindi questo è Artfinder. SingulArt invece? Invece SingulArt ha Ti piace? Mi piace di più, perché? Perché purtroppo ha una percentuale più alta che ti chiede, quindi il 50%, 50. sì, che è tanto. Però offre anche un servizio Però, vai. in effetti, allora, non dà promozione non ti permette di autopromuoverti sulla piattaforma, però ti fa crescere, nel senso che, in effetti, dopo le prime vendite ne seguono altre, ed è vero, come ti promettono, hai sempre qualcuno della nazione da cui proviene il cliente che segue sia te che il cliente e sono madrelingua, per Ah, cui tu ottimo. comunichi con Puoi loro telefonare, ci si in capisce. italiano, ti chiamano anche per telefono, cioè sono Ottimo. molto attenti, molto presenti, però poi con il cliente comunicano in lingua originale, quindi io ho venduto anche in Giappone e il Con te parlo contatto in italiano, con il cliente esatto, parlo in e con il giapponese. cliente in giapponese. Per cui chi magari non mastica tanto l'inglese o ha problemi di così di equivocare determinate cose, eccetera, è tranquilla la cosa perché dal punto di vista linguistico sono ferratissimi. Questo sì. E poi ecco, la differenza con Artfinder è che tu in entrambi devi imballarti le opere. Sì. Con Artfinder imposti delle tipologie di shipping che poi adatti ai tuoi quadri, quindi quelli piccoli, quelli medi, quelli grandi, quelli internazionali, quelli italiani, eccetera, in modo che ci siano costi diversi a seconda di dove vendi, e ti occupi tu della spedizione. Quindi all'interno della quota che avrai del quadro ci sarà anche la quota della spedizione che ti viene Quindi rimborsata. ti la danno in più oltre al prezzo del quadro, Esatto, alla tua perché percentuale ti danno anche i Anticipi soldi tu del i sito. costi e tu li riceverai quando ricevi la quota del quadro. Con SingulArt hai invece, se vuoi approfittare di questa cosa, la persona, il corriere che ti viene a casa a ritirare il quadro, che deve essere ovviamente già imballato, Certo. e la possibilità che hai se la spedisci tu. Perché vuoi farlo tu, ti viene rimborsato anche lì il costo della spedizione. Se vengono loro a ritirarla, puoi però addebitare nelle spese i costi dell'imballo, cosa che in Artfinder non hai la possibilità di fare. E infatti magari aumenti un pochino di più i costi di spedizione per rientrare anche di quelle spese. Invece SingulArt con gli scontrini, se gli fai vedere scontrini, fatture, quello che avete, vi rimborsano anche dell'imballo. Ottimo, ottimo. Anche questi rimborsi sono sempre in più Sì, in rispetto più al. rispetto alla percentuale che ti Ok. spetta del quadro, sì. Perfetto. E con Artfinder mi hai detto che in un paio di mesi quante opere hai venduto, mi dicevi, con SingulArt? Allora, su Artfinder ne ho venduti in totale 18. E su sì, da aprile del 2019, Sì. quasi tutti da aprile a settembre, poi Sì, qualcuno pochi anche mesi. dopo, ma meno. Mentre su SingulArt da ottobre, e ne ho venduti 14 fino ad Ottimo. adesso e 5 nel 2020. Ottimo, ottimo, un ottimo. Allora, Sì. considerate, ragazzi, che Federica è un medico, quindi calcolate quanto lavora. Poi parte del tuo tempo libero lo utilizzerai per realizzare le opere. Una parte per imballarle e spedirle, quindi Imballarle. calcolate. Quindi una delle domande che hanno fatto è quante opere hai venduto più o meno, quindi in totale 18 più 14 14 fa 22, no, 32 più 32. 5,
32,5 fa, sì. No, fanno parte delle 14. 5 sono state. Ah, quindi 32 ne ha venduto. Ok. Ragazzi, è una bellissima vendere 32 opere. È un bellissimo risultato. Poi Federica è una persona molto umile, quindi non si rende conto magari pienamente del suo potenziale e di quello che comunque lei ha fatto, ragazzi. Cioè, ripeto, ha un altro lavoro super impegnativo. Hai appena iniziato, perché è da un anno che hai iniziato a vendere e già nel primo anno hai venduto 32 opere. È un risultato pazzesco, ok? Molti artisti che magari sono sul mercato già da più tempo ottengono questi risultati, ok? Quindi è un ottimo risultato, fidati. Sì, devo dire che dipende sempre dalla strada che scegli, secondo me, perché io vedo anche questo mio maestro barra mentore, barra così, persona che mi ha introdotto, Guida. eccetera, guida, guru. Lui, ad esempio, si affida di più alle aste, ma alle aste delle gallerie o alle gallerie stesse, però Certo. non vende così tanto. Eh no. Per cui, E magari un secondo artista più quotato, cioè che c'è da me, più tempo, sì, sì, anche più, più ma lui lo fa quotato. da sempre, è conosciuto, però il mercato online a lui, cioè, non a lui il mercato online non convince, Perché è un po' la quindi vecchia generazione, infatti esatto, è guarda veramente la moltissimi vecchia artisti di una generazione. certa età Sì. E hanno poi questo. comunque, ma non, è anche un po' la pigrizia, un po' l'informatizzazione che per tanti, anche per me, però Certo. impigrisce un po', non c'è la voglia di mettersi in gioco, così di prenderla un pochino più con metodo. E quindi così il mercato, secondo me, su altri versanti è fermo. Non, io ho affidato anche delle opere a delle gallerie, e un po' perché ovviamente inevitabilmente c'è una visibilità di molto inferiore. Galleria. Sì, e poi c'è comunque il problema che la galleria, secondo me, mette ancora un po' in soggezione. Io ho tante opere, quattro in una e quattro in un'altra, la metà le avrei già vendute Online, dici? Cioè, tu le hai online. in due gallerie queste Le ho in opere? due gallerie in ostaggio. Nel senso che in una ho firmato, diciamo, un anno Contratto. di contratto perché vengano, ma mi piace anche questa cosa perché è un po' una Certo. visibilità sul territorio che a me non dispiace per niente, anzi sono una promotrice di questa cosa, è bello vederle anche dal vivo le Certo, opere. è altro che. Però quando Però non si vende. scrivo, ecco, su queste piattaforme l'opera non è attualmente così disponibile alla vendita. Paradossalmente, quelle non disponibili alla vendita sono quelle che ti richiedono di più. Per Te le cui, stanno chiedendo. Quindi diciamo, tu esatto. hai queste opere in galleria che ti stanno chiedendo dall'estero, dalle piattaforme, ma tu non gliele puoi vendere Non le perché posso sono vendere perché bloccate in galleria. c'è ancora sono precettate dalla galleria e comunque anche se scrivo, se interessati, contattare la tal galleria e lo scrivo. Che non è proprio una cosa così corretta con la piattaforma, comunque sono poche, è giusto Certo. anche per il cliente se vuole, e non la chiamano la galleria. Certo, Non preferiscono comprare direttamente da te. aspettano, a me alcune opere torneranno a ottobre, aspettano ottobre. Ottobre per comprare. Allora, ragazzi, questo per dire, quando io vi dico che chi compra online, chi compra arte adesso, magari preferisce affidarsi a queste piattaforme, non passare da altre strade, Federica ci sta portando proprio una testimonianza che lei dice, guarda, se vuoi quest'opera, anche ti piace, è in galleria, chiama la galleria. Questi non hanno mai chiamato e sono più di una persona, giusto? È successo più di una volta. Quindi, ragazzi, vedete che perché, sapete perché? Perché il mercato online, perché le piattaforme online sono trasparenti e paradossalmente oggi come oggi ci si fida di più ad acquistare attraverso una di queste piattaforme che non in galleria.
è il discorso che vi faccio sempre della mancanza di fiducia, che è anche il fatto che mette un po' di soggezione, ci si sente a disagio, non si sa chi c'è dall'altra parte. Non lo E so, un non lo so. tempo Io si aveva paura ad acquistare online, adesso grazie. ho trovato galleristi meravigliosi, nel senso che molto carini, disponibili, alla mano, che non, assolutamente non aumentano i prezzi rispetto alle piattaforme. Cioè, lì mi Sì, sono anche un po' impuntata. Quello è il prezzo, quello è piuttosto ci rimetto, ma deve essere lo stesso, altrimenti non è corretto. Però il gallerista in sé ha questa aura di, non so come dire, di Ma è un ancora tema legato al passato, comunque che si il passato, trascina, cioè, ci sono state sì. tante brutte situazioni e sai quando si dice nei negozi entri, dice per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Stessa cosa è successa nel mondo delle gallerie, ma a livello mondiale. E quindi c'è questa fiducia che speriamo che nel tempo vada a recuperarsi, perché comunque ci rimettono anche dei galleristi onesti, come dicevi tu, meglio, sono tutti Assolutamente, dei disgraziati. assolutamente. E Però però comunque, per esempio, una cosa bella che fa SingulArt, dopo un po' che sei, non da subito, che sei dentro e che magari qualche cosa hai venduto, inizia a darti una pagina dove tu puoi vedere con una cartina del mondo dove hai maggiore visibilità. Le wow. varie statistiche, quante sono state le visualizzazioni da chi hai iniziato, quante sono state quelle del mese, quanti follower in più hai avuto in percentuale rispetto al mese, e ti mette anche una piccola coppa dove ti scrivono sei Incentiva. tra il 5% più visualizzata, cioè è anche incentivante da un certo punto di vista. E poi ti dà tutti i suggerimenti per migliorare, quindi migliorare ad esempio la descrizione delle opere che deve essere più dettagliata, oppure la qualità delle foto che deve essere migliore, oppure attenta perché hai il numero delle opere in vendita sono minore rispetto al numero delle opere che non sono disponibili alla vendita, e quindi lì, vabbè, se Sì, uno c'è. riesce, Poi, è insomma, puoi aumentato l'aspetto. migliorare. Sei seguita, non sei abbandonata te stessa, che No, non sai più cosa fare. Allora, no. un paio di domande molto tecniche. In quali paesi hai venduto principalmente le tue opere? Dove le hai vendute? Allora, su Art Giappone, dicevi? Finder, com'è? Giappone, avevi detto prima, no? Sì, allora, su SingulArt ho venduto soprattutto in Germania, quindi Germania, Austria. Spagna, Giappone, Taiwan, uno negli Stati Uniti, uno solo, e Francia su SingulArt. SingulArt è una piattaforma soprattutto europea che adesso si sta Sì. espandendo anche nel mercato asiatico, però ecco, prima del problema della pandemia, adesso non so bene Certo. come si svilupperà questa cosa. Mentre Artfinder, quasi tutti in America e Gran Bretagna. Ottimo, Uno in ottimo. Sardegna, l'unico in Italia che ho venduto in Sardegna, e due in Portogallo. Però quasi tutti America, soprattutto America, e anche tutta la campagna attorno a Londra. Ottimo, bello, bello, bello. Allora, domanda che mi hanno chiesto diversi artisti. Il fatto di essere autodidatta, perché sono, come ti dicevo, sono andati a curiosare un po' il tuo sito. Ti ha creato problemi nell'accesso alle piattaforme e in generale nella tua esperienza nel mondo dell'arte? Ma no, Non frega niente a nessuno. no, frega te, È nel più una senso cosa tua, no? Mi tu dicevi che magari sei tu che ti sì, senti. ti senti sempre in difetto, ti senti sempre, non so, quella intrufolata alla festa, e quindi in realtà è un problema mentale tuo. Aver avuto quel percorso che è sicuramente faticoso, lungo. Io l'ho fatto per medicina e immagino per l'arte sia la stessa identica cosa. Quindi so che mi manca tanto da quel punto di vista, che pur cercando di accelerare un po' le tappe, non avrò mai quell'imprinting che poi è
importante avere dall'inizio, quindi anche da giovane, certo. È qualcosa che ti forma tanto a quell'età. Quindi poi io mi sento così. A livello di piattaforme, di vendite, anche di gallerie, di gente che ti contatta per esporre, eccetera, devo dire no. No, non fa la differenza. No. Oltretutto, mi raccontavi appunto questo un po' per sfatare un mito, no? Che sì, qualcuno ogni tanto dice, vabbè, ma online non ci sono veri collezionisti, sono solo sfigati, eccetera, eccetera. Mi racconta, sì, no, perché ci sono tanti falsi miti, no? Che girano intorno al mercato online e cerchiamo un po' di sfatare. E tu ci porti una testimonianza. Di questo acquisto, forse era il primo che Il ti è stato primo. fatto. Allora, sentite chi è stato il primo acquirente di Federica, il primo collezionista. Non Allora, nessuno. Voi immaginatevi un artista che arriva e dice: mamma mia, non ho studiato, non ho fatto l'accademia, ho iniziato tardi, non ho curriculum, non ho fatto mostre, perché quando hai iniziato non avevi fatto forse un concorso, una roba. Chissà chi mi guarderà, la prima opera, sentite chi gliel'ha comprata. Prego. Me l'ha comprata questo architetto ultra ottantenne, penso ormai novantenne, spero sia ancora vivo, che si chiama, aspetta, me lo sono scritto perché anch'io non. Luder Owen, Sì. Owen Luder, Owen è il nome, che è Chi praticamente il è? fondatore del corrente brutalista. L'architettura brutalista, giusto? Esatto, inglese, Sì. e fa questi palazzi un po' massicci, un Sì, po' tutti in proprio cemento. del Sì. mio gusto, così, però devo dire che mi ha dato molta, molta fiducia questa cosa, perché è tra l'altro fondatore di questa associazione, adesso non mi ricordo bene, comunque Se voi se andate andate a guardare su su Wikipedia, questo Wikipedia è un nome, una è uno celebrità a famoso. livello dell'arte, dell'architettura, soprattutto in inglese, fa parte anche, se non sbaglio, è diventato un sir, un baronetto. Sì, So che ha avuto sì, sì. delle onorificenze dalla regina proprio per il lavoro artistico, architettonico che ha fatto. Quindi ragazzi, figuriamoci, Federica, oltretutto ti ha lasciato anche un bellissimo commento, giusto? Cos'è che ti Sì. aveva detto? Ma intanto ha iniziato dicendo che lui non considera diciamo, la qualità del quadro, l'importanza del quadro in base al prezzo, e quindi è qualcosa che lui prende distinto perché gli piace o perché gli provoca così queste emozioni. E mi chiedeva il motivo per cui avessi scelto quel soggetto, che era una ragazza con i capelli al vento, eccetera. E quindi era entrato così nel vivo dell'ispirazione che aveva portato al quadro. E, no, è una persona bella, una bella persona. Mi E è per te è piaciuto stata una molto. botta di autostima, di voglia di A fare. volte sì. E poi secondo me questi feedback servono anche per gli altri acquirenti eventuali, perché danno comunque fiducia anche a loro, perché diciamo non passano inosservati queste, perché anche la persona che compra online vuole un pochino avere Delle così garanzie, delle sicurezze. delle garanzie, esatto, di qualche tipo. Bene, bene, che Così. bella questa storia. Allora, in realtà qualcuno già la conosce perché la racconto abbastanza spesso, soprattutto con gli artisti con cui lavoro. Dico, ma guardate che c'è questo artista che ha fatto questa cosa. E la prima opera è stata acquistata da un architetto famosissimo, pluripremiato, in Inghilterra, eccetera. Quindi è un po' per sfatare questo mito, insomma. Allora, un'altra domanda che mi fanno è: dopo quanto tempo dal tuo ingresso nelle piattaforme hai iniziato a vendere? Dopo qualche settimana su Subito. entrambe, sì. Ok. E effettivamente poi Singularte ti manda l'avviso sulle prime che vendi e ti dice aspettati altre vendite, questo è solo l'inizio, bla bla bla, e sembra una frase fatta, in realtà è vero. Dopo i Certo. primi quadri venduti ne vendi altri.
almeno per me è andata proprio così. Per cui, però posso dire una cosa? Certo, sì. Sì. Una cosa che non è, perché tu non lo sai neanche, ma vorrei dire che importante, secondo me, se volete rendere bene così la vostra promozione e entrare in queste piattaforme al meglio, è fare un minimo di chiarezza su quello che dici sempre tu, sul brand, su quello che è il vostro target di cliente, su quello che è il messaggio che volete dare tramite le vostre opere, eccetera. Perché a me è servito tantissimo, ma forse sono io un pochino nuova del settore, e io Beh, dipingevo, scusa una dipingevo, parentesi, dipingevo. abbiamo lavorato insieme l'anno scorso, io Esatto. e te, sì. Sei preso dalla foga di dipingere, 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 e poi alla fine a un certo punto devi fare chiarezza e fare il punto della situazione e capire da che parte stai andando, se lo vuoi fare seriamente. E per questa cosa Stefania è stata fondamentale, illuminante, e sono felicissima Aureola. di aver fatto queste due fasi di incontro, che abbiamo fatto la prima e poi abbiamo fatto anche la Anche seconda questo va quello d'approfondimento. avanzato, sì. Esatto, è stato fondamentale perché effettivamente mi è servito per impostare il sito, per impostare anche soltanto per scrivere le frasi che poi avrei messo in queste piattaforme, perché poi Certo. tutti vogliono un minimo di curriculum, un minimo di storia, e tutti i consigli che mi hai dato tu sono serviti a questo fine, e probabilmente il tutto ha fatto sì che sono andate anche bene, velocemente, le vendite. Non pensi a solo, visto che è marketing alla fine, che sia solo una questione di quadri. È una Sì, è questione un po' tanto tutto, è di un po' tutto. visibilità e di marketing. Di Quindi queste cose qui comunicazione. e comunicazione. Quindi queste cose servono. Io non ci volevo credere perché sono una pigra e non, ho detto non spreco tempo, preferisco dipingere, ho poco tempo. In realtà vi fa guadagnare tempo. Quindi Eh sì, è vero, lo sì. dico sempre anch'io. Uno magari pensa di buttare tempo, buttare risorse, buttare denaro, perché dice, vabbè, no, ma io prima provo io, poi se non riesco chiedo aiuto. Invece in realtà se uno si prepara prima di lanciarsi risparmia tantissimo tempo, ma Sì, veramente tanto. e poi è un biglietto da visita importante per le piattaforme, perché non sono proprio così, cioè chi aspetta tanto prima di poter Eh essere sì. messo online. E Certo, perché più è quindi chiaro quello che tu, il tuo messaggio, come tu ti è poni, più vedono che importante. le idee chiare. Ma la stessa cosa avviene anche con le gallerie fisiche. Parlavo con Deodato, quello della Galleria Deodato, all'inizio di quest'anno in fiera, e anche lui diceva: a me arrivano tantissime domande di artisti, ma prendo in considerazione solo quelle di chi si presenta già con le idee chiare, che ha uno storytelling preciso, che sa qual è la sua mission come artista, che sa dove vuole andare, sa quello che vuole comunicare a chi. Ok? Perché mi dice, se l'artista per primo non lo sa, vuoi che lo sappia il gallerista? Deve essere il gallerista che sa di me. Dobbiamo andare noi con le idee chiare su chi siamo, Sì. che cosa vogliamo comunicare. Non basta solo l'opera in sé. L'opera è vero che comunica, ma ci vuole anche tutto il resto dietro, altrimenti non si arriva là dove si vuole arrivare, né al collezionista, né alla piattaforma online, né all'eventuale gallerista tradizionale, ok? Bene, allora, dunque, qualcuno mi chiede qua, Vittorio Cimini, cosa bisogna fare per iscriversi? C'è un form sul sito? Allora, nel sito di entrambe c'è, oltre alla parte per i clienti, c'è anche quella per l'artista. Se spulciate bene nella home page, allora, il Singularte è molto, molto giù, dovete scendere molto rispetto all'home page, nella parte nera. C'è sulla destra, per l'artista, la possibilità di unirsi alla
al gruppo degli artisti della piattaforma. E niente, una volta che siete entrati in questa sottopagina, c'è un modulo da compilare con parti scritte e opere da inviare, che sono, diciamo, quelle iniziali da portfolio, giusto per capire che tipo, che genere di opere fate, e basta, poi è tutto scritto lì. Un minimo di anagrafica, quella che è la vostra storia, se avete fatto o no esposizioni, se avete fatto o no concorsi, avete preso qualche premio, cose di questo tipo, cose che ci sono in qualsiasi curriculum vitae di qualsiasi professione. E poi appunto le foto, che è meglio farle molto bene, che abbiano una buona risoluzione, in modo che possano visionarle certo. al meglio. Allora, E sono un po' tutte così. sì, Maria Luciani mi chiede quante opere hai proposto all'inizio? C'è un numero minimo? C'è, non so, scegli tu. Allora, è meglio iniziare con poche e introdurne 2-3 a settimana. Nel Ok. senso, potete iniziare con un 4 opere, 3 o 4 opere, e poi introdurle mano a mano durante la settimana. Questo perché? Perché il fatto di dare un ritmo all'inserimento delle opere online dà man mano più visibilità, Ah, perché ok. poi chi vi sceglie, vi segue, è tutta una cosa amplificata. Avranno anche loro un algoritmo di qualche tipo, Come per cui, Instagram. esatto, man mano introducete i vostri quadri, poi o sculture, o quello che fate, e man mano aumentano le persone che visionano il tutto. Cioè, bisogna dare un certo ritmo. Questo anche su Sacci Art. Bisognerebbe Ok. aggiornare mano a mano le cose, sì. Quindi se voi aprite la vostra piattaforma e la lasciate lì a vegetare, diciamo che perdete visibilità. Ok, non, insomma, bisogna starci dietro, è impegnativo, ha un suo impegno, insomma, però i risultati poi ci sono. Allora, qualcuno mi chiedeva qualche informazione relativo alle ricevute. Cosa avviene una volta che l'opera viene venduta? Ti viene rilasciata una ricevuta dalla piattaforma? Sì, arriva la ricevuta con quella che... Beh, io non ho la partita IVA perché non faccio parte del... Non so se c'è un ordine degli artisti, sono ordine dei medici, quindi questa cosa non ce l'ho. La partita IVA quindi ha tutto un altro tipo di fatturazione, presumo. A me arriva questa fattura con la quota della piattaforma e la quota dell'artista che spetta a me. Allora, questa domanda l'hanno posta qua anche adesso in questo momento, l'hanno chiesta più volte anche nel forum che ho messo nei giorni scorsi, nelle storie, il discorso della partita IVA. Allora, ve lo dico sempre, ogni artista è un caso a sé, ok? Quindi voi non dovete prendere per l'esempio di Federica, no, non ha la partita IVA perché ha un altro lavoro. Insomma, allora, in Italia il discorso della fatturazione è molto complesso, ok? Dipende da quanto vendete, se avete un altro lavoro, se non l'avete, un sacco di cose. Quindi questo fattore, cioè devo avere la partita IVA, non devo averla, eccetera, dovete comunque chiedere a un commercialista e poi Esatto, anche in base al dopo. budget che avete, cioè se avete un ricavo da tutto questo alto, la partita IVA sarà da prendere per forza e purtroppo magari dovrò prenderla anch'io più avanti. Spero, magari vorrei dire che le Esatto. cose Sì, però vanno dipende, sai, bene. se hai già un altro lavoro, tante volte. Però anche dipende da quanto è poi il tuo fatturato totale anno, Esatto, perché oltre a una certa cosa al limite ne hai due, ma devi averle tutte e due. sì, Intendo le proprio. partite IVA. Chiedete sempre a un commercialista in base alla vostra situazione, sarà Ecco, lui. una cosa importante che con SingulArt non succede. Per come conformato SingulArt, e cioè il rapporto col cliente non ce l'hai finché, cioè ce l'hai ma tramite loro, quindi le domande, se dovessero chiedere altre foto dell'opera, eccetera, ti fanno sapere loro di cosa C'è hanno sempre il bisogno. tramite. Esatto. E non sai chi è e da dove compra finché non arriva
così la, la... l'indirizzo di spedizione. L'indirizzo che poi dovrai incollare sul, sul pacco. Sì. Invece con Artfinder è la possibilità di comunicare con il cliente e messaggiarti col cliente, però ci deve essere molta correttezza perché certo. rischiate addirittura di uscire dalla piattaforma definitivamente sì. e quindi così iniziare una cosa in modo trattative che non sono alla luce del sole, sconti, cose, vendita di altre opere sempre in modo poco corretto, eccetera. Scordatevelo perché Artfinder ha tutta la, la capacità informatica per capirlo esatto. e per farvi fuori subito, quindi correttezza comunque, sempre. Esatto, siete comunque ospiti di una piattaforma, la policy, sì. cioè le linee, il regolamento lo potete leggere prima, se non sì, vi sì, va sì. bene non entrate, non fate neanche la domanda di iscrizione, se vi va bene, le regole ovviamente vanno seguite, questo ve lo dico sempre, è difficile, una volta che vi rovinate la reputazione, poi dopo è difficile recuperare. Sì, come avviene esatto. anche nel mondo delle gallerie, comunque poi si passano parola, è sempre meglio giocare pulito, ecco, questo assolutamente. Allora, mi chiedono, quale canale di vendita preferisci tra online e offline? Un po' l'hai detto all'inizio, però... approfondiamo. Cioè, offline intendi galleria? Galleria tradizionale. Mi fosse capitato, ma non... non mi è ancora... No, mi è capitato in realtà perché c'è stata una... No, ma tu sei rappresentata cosa... da galleria, hai già avuto esperienze con sì, gallerie. Sono... Sì, sono stata... Ti dico, allora, ho esposto con questa Esar Galleria di Barcellona all'inizio, è stata la prima galleria che mi ha chiesto, e lì ho esposto per 2 settimane per questa mostra, e poi me l'hanno tenuta altre 2 settimane perché ci credevano, volevano vedere. E non ho venduto niente. Rientrati in patria, i quadri sono stati venduti online. Sì. Okay. Mentre adesso sono in questa galleria di Bibbiena, molto bella, che mi piace anche come, come è gestita da questa ragazza che è molto in gamba, e ha avuto questa, così, ha iniziato questa cosa nel periodo della pandemia, dove ha messo così, in promozione delle piccole opere a scopo anche di beneficenza per raccogliere fondi per lo Spallanzani. E lì sono tra i tanti, sono stata scelta anch'io e ho prodotto questo piccolo quadro che poi è andato a questa ragazza di Arezzo. Ed è l'unico quadro che ho venduto con la galleria, però era un qualcosa di atipico e solo per quel periodo. Certo, per il discorso del e a scopo speriamo anche di aumentino anche le vendite da galleria. Io non sono molto fiduciosa, ma non per te, perché proprio per la lettura, per la semplice lettura dei dati di mercato, la tendenza era prima del coronavirus, andava fortemente verso il mercato online, adesso proprio la cosa è esplosa, quindi diciamo che funzioneranno sì. bene le gallerie che sapranno adeguarsi a questo, cioè che hai la galleria fisica ma poi hanno tutta una struttura di vendita online e quindi allora, se hai, si può avere credo. La possibilità di esporre magari l'opera in galleria in modo che le persone la possano vedere, però mi sa che il grosso delle vendite poi avverrà online. Perché o sei un artista già straconosciuto, che hai già un nome, che hai così, un super brand, che hai già la tua clientela, che hai già delle quotazioni alte, magari sei anche storicizzato, eccetera, allora hai la galleria che fa la galleria di una volta, cioè ti prende seria, sì. con sé e ti promuove, cerca lei possibili acquirenti, eccetera, come facevano i vecchi galleristi una sì, volta, sì. E ti rappresenta davvero. Queste gallerie e tante, no, non le mie, però ho avuto sì, anche sì. delle brutte esperienze con altre gallerie che sono Ricordo proprio degli che mi hai raccontato. affittamuri.
Ecco, che ti chiedono di esporre, ovviamente pagando, anche se non tantissimo, però comunque pagando, e poi alla fine non ti promuovono per niente, perché per loro è importante riempire il palinsesto e finirla lì. Non gliene frega proprio niente di te Se come non sbaglio, artista, una di... volta avevi avuto proprio anche una brutta esperienza che ti erano tornate le opere Sì, poi non c'è cura in nessun senso, ammutinite, quindi ti rovinate. ritornano anche smontate dalle cornici, ti ritornano così, Se anche non sbaglio, rovinate. questa cosa è una cosa che mi hanno detto diversi artisti. Hai avuto problemi a fartele restituire? Cioè, hai dovuto chiedere più Allora, no, beh, io volte? avevo urgenza perché li avevo venduti, Online, ovviamente. cioè Li avevo già online, le venduti esposte erano lì, online. avrei vendute online. Ecco, e Tac. durante la mostra non ho venduto niente, e invece online quelli erano già, tutti e due erano già stati venduti. E quindi avevo un po' urgenza, magari lì avevo urgenza io, e quindi non è che uno schiocca le dita e li ha subito, ovviamente. Certo. Sarei andata a ritirarli, sarei andata a ritirarli, e cosa che ho fatto, però mi hanno fatto aspettare un po' di giorni, insomma. Certo. Però lì, era un'urgenza mia, non loro, quindi ci sta. Allora, scusa, c'è un'altra domanda qua, vedo. Allora, mi chiedono se puoi mettere un'opera contemporaneamente su entrambe le piattaforme. Sì. C'è la possibilità su Artfinder di segnare che è esclusiva su Artfinder. Quindi, però se non lo clicchi come opzione dell'opera, assolutamente sì. Ma nessuno... Ah, ci sono delle Piattaforme. piattaforme che chiedono l'esclusiva. Ti chiedono magari 4-5 opere in esclusiva per tot tempo, ti spediscono dei contratti chilometrici che tu devi firmare prima, Con eccetera. le clausole E microscopiche, sì, dove prendi anche l'anima. E in più, se dovessi vendere, hai anche il dovere di reimmettere su quella piattaforma un'ulteriore opera che vada a coprire il buco di quella che hai venduto, e quindi hai sempre questo vincolo dell'esclusiva, e non lo so, io non l'ho provata questa, Un po', forse un po' troppo non mi ricordo vincolante. nemmeno il nome di questa piattaforma, però esistono queste che ti chiedono un'esclusiva e che ti vincolano moltissimo. Sì, forse è Però se vuoi, meglio. se ti metti online per avere visibilità, non ha senso dare un'esclusiva. Allora li Esatto. dai a una galleria, stessa cosa. Esatto. Allora, Cidane Lux mi chiede: ma se un'opera non va venduta, cosa succede? Cioè, c'è un tempo limite? Che No. puoi lasciarla anni e anni esposta. Sì, assolutamente. Puoi, ad esempio, su Artfinder, SingulArt non te lo dà questa possibilità, su Artfinder c'è la possibilità di promuoverle. E quindi, ad esempio, fare dei periodi di sconto, su a determinate opere mettere determinati sconti, o fare uno sconto apposta su determinati clienti, per determinati clienti, magari gente che ha già Ha comprato già da te. acquistato. E fare questi voucher, questi sconti ad personam che loro possono utilizzare. Insomma, c'è tutta una forma di autopromozione che SingulArt non ti dà. Un Ok, sì, sono due piattaforme valide, entrambe con po' modalità diverse, sì, diverse. Uno le deve esatto. provare e Sì, può anche sbagliare. però è buona cosa secondo me averle entrambe, Sì. perché, cioè, intanto perché aumenti la tua visibilità. E poi Esatto. perché hanno, così, secondo me, anche con il cliente un approccio diverso. Quindi c'è chi magari predilige di più Artfinder come cliente, intendo non solo come artista, Esatto. e chi più SingulArt. Sì. Lo dico sempre anch'io a chi, agli artisti con cui lavoro, state su più piattaforme possibili, perché comunque ognuna di esse può essere una risorsa e è meglio Perché poi avere, sì, non un essere cliente. limitati solo a una cosa, perché se poi dopo quella comincia anche a non andare più, insomma, è meglio espandersi, sfruttare tutte le possibilità che si hanno a Poi disposizione. ci sono comunque, come per tutti noi, ci sono dei siti che ti sono più familiari, per cui ci Certo. sono sicuramente persone che si sentono più a loro agio su determinate piattaforme, magari riescono a navigarci anche con più facilità piuttosto che su altre. Per cui... Esatto. Infatti io dico sempre, le piattaforme diventano online, sono come le scarpe.
ognuno ha quello che piace di più, che sta più comodo. A te sta comodo magari il tacco 12, esatto, la scarpa da ginnastica, non è che una è migliore dell'altra. Sono esatto. diverse e ognuno, in base alla propria personalità, alle proprie capacità, al proprio gusto, predilige una piuttosto che l'altra. Però sono, e poi diciamo che le piattaforme che perlomeno noi consigliamo sono sempre quelle più serie, più sicure a livello e che ti danno più visibilità a livello internazionale, senza certo. nulla togliere le piattaforme più piccoline, però diciamo che quelle più famose sono quelle che danno più garanzie, più sicurezza, più visibilità a livello mondiale. Più visibilità, sì. Poi è diciamo che online. Il giapponese di turno è difficile che utilizzerà la micro piattaforma italiana che non conosce nessuno per acquistare una vostra opera, ok? Proprio per una questione di visibilità e di sicurezza. Allora, Monica Zarba ti chiede quanti quadri realizzi al mese? No. Visto che hai un altro lavoro e una vita sociale, si spera, privata. Dipende dalle dimensioni del quadro. Per cui ci sono quadri che mi prendono un mese e ci sono mesi in cui faccio tre quadri. Due, tre quadri, quattro quadri, dipende. Dipende, dipende poi anche dal soggetto. Ci sono quei quadri che ci stai sopra giornate intere e non riesci a staccarti. E ci sono quelli che in 2 giorni li finisci. Non c'è niente Allora, da fare. Abbiamo un'altra domanda. Vales Illustration mi chiede, su queste piattaforme, Singular Art Finder, si possono vendere multipli? O solo opere Sì. originali? Ah, multiple stampe? Stampe multipli. Sì, allora io non sono ferratissima su questa cosa perché non lo faccio, per la semplice questione che dovrei stamparle io e firmarle, ovviamente, numerarle e poi tenermele in casa con l'idea che magari non verrebbero poi neanche tanto vendute. E quindi c'è sempre uno scarto di invenduto quando hai questo tipo di iniziative Certo. che io già non ho spazio, non ho abbracciato questo tipo di cosa. So che Artfinder e Staci Art ti permettono.